Ragazzi, sì, è strano vedermi qua, ma dovete sapere che sono un grandissimo appassionato dei giochi Pokémon. Ho comprato recentemente Pokémon Sole e volevo giocarlo. Poi ho detto, ehi, aspetta, e se lo registrassi? Intanto ho incontrato un Pokémon. Allora, ditemi subito se vi piace il setup. La roba dello schermo inferiore si trova in basso a destra, perché mi piace vedere bene il gioco. Cosa ve ne sembra? Se non vi piace posso pure cambiarla e mettere lo schermo normale. Io così la preferisco, sinceramente. Non so assolutamente cosa mi aspetta, ho appena preso il mio starter, sono proprio all'inizio e devo andare alla festa del paese. Mi ha invitato il professore, vi faccio vedere, ho pochissime ore di gioco, ovvero 52 minuti, niente praticamente. Cosa fare la foto qua? E fai una foto, faccio la scemo. Io ho veramente grandissime aspettative e se la serie vi piace, credo che porterò anche Ultra Sole e Ultra Luna. L'ho giocati tutti, tranne questi della settima generazione. In caso, raga, posso switchare tra finestra secondaria e primaria. In un attimo, nel senso che se per farvi vedere qualcosa, tipo i Pokémon, posso anche, insomma, switchare, no? Ok, intanto andiamo. Allenatore? Credo di sì, decisamente sì. Quando si avvicina alla battaglia lo schermo diventa più sottile, carino. Quando gli sguardi dei due allenatori si incrociano, parte la sfida. Marmocchio, Fernando. Rattata, ma non ti vergogni. Che figo sto Rattata, ma che è? Sì, sappiate che io non mi sono esplorato niente di Alola, ragazzi, niente. Bracciere. Azione. Ma sei patetico. Graffio. Ciao bello. È stata una lotta emozionante, ma non per me. I Pokémon diventano più forti lottando. Incrocerò gli sguardi di tutti quelli che incontro. Ma non sarei mai forte. Quel Rattata è veramente fighissimo. Io voglio vederlo. Eccolo, Rattata. Habitat. Ok, beh, si trova un po' ovunque. Veramente, veramente figo. I nuovi Pokémon che prenderò li leggerò col Pokédex. Quindi questa volendo posso pure saltarla, ma non lo farò assolutamente. Andiamo, baby. I Pokémon sono parte della famiglia, fatti sotto. Teenager, Jasmina. Caterpie. Coleottero. Baby, bracciere super efficace. E infatti vai subito con bracciere. È super efficace. Mi arrendo. Il mio Pokémon l'ha catturato per me mio papà quando sono nata. Cioè, ti fai catturare i Pokémon dal papi. Viziata. E qua? Una Pokéball, perfetto. Comunque, ragazzi, Alola mi sembra bellissima. Io ve lo dico, mi sto innamorando. Pikipek. L'ho già catturato. Molte scene, ragazzi, le taglierò dove magari incontriamo gli stessi Pokémon o dove c'è poco da dire, insomma. Percorso 1. Dove tutto inizio? Beh, come al solito. Ho visto qualcosa che si muoveva, è stata la mia impressione? Però qua c'è la Pokéball. Antidoto? Così scende? La sagra di Lily sta per cominciare. Che aspetti? Forse andiamo a festeggiare. Non ancora esplorare, qua è chiusa per il momento. Peccato. Consigli utili, Pokémon diventano più forti guadagnando punti di esperienza. Beh, lo so. Pozione. Un allenatore. Da dietro, ti ho fatto la sorpresina. Lotta con me. Chris Bimbo. Yangus. Questo è un Pokémon nuovo, l'ho già catturato, ma è nuovo. Ho letto anche il Pokédex. Non mi fa impazzire questa cosa che adesso c'è scritto l'effetto. Però, ehi, è per renderlo un po' più semplice. Non per me, perché già sono tutti super efficaci, i pochi efficaci. Andiamo comunque con bracciere. One shot. Livello 9? Grande. Devi avvisarmi che eri così forte. Come ti sono sembrato? Raccapricciante. Una Pokéball lì. Spero di beccare quel Rattata. Adesso so che praticamente molti Pokémon hanno uno stile unico perché sono di Alola. Antiparalisi. C'è qualcuno che suona i tamburi. Sentiteli, sentiteli. Allora, la festa è chiaramente di là. Ma sta scendendo qua sotto? Non mi ci fa andare perché dice che c'è la festa, appunto. Ok, sì. Let's go. La regione di Alola è formata da quattro isole, ognuna abitata da un Pokémon protettore. Con la festa di oggi vogliamo esprimere gratitudine al nostro Pokémon protettore, che veglia sempre su di noi. È più una piccola sagra che una festa in grande stile, ma è un'ottima occasione per stare tutti insieme in allegria. Ah, quanto amo i giochi Pokémon. Posso entrare qua dentro? Sì, che figo il tema. Molto tropicale. Che si mangia, che si mangia? Mal che vada, malasada. Eh? Alola, amici telespettatori, oggi assaggerò per voi incredibile, una malasada rarissima e dal sapore misterioso. Ecco voi la fantastisada. Non esisto. Me la mangio subito, gnam gnam. Ma è dolce, anzi no, è pepeata. Aspetta, sembra aspra. No, un momento. È agra, forse? Ah, ma è amara. Ah, ma è mega strabonissima. Gnam 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 gnam. Ma che cos'è? Che mi dici tu? Tanti anni fa gli uomini arrivarono su queste isole attraversando immense distese marine e le resero floride insieme ai loro Pokémon. Ogni allenatore ha un rapporto speciale con i suoi Pokémon. Per alcuni sono soprattutto fidati compagni di lotta, per altri amici per la vita. Per me sono un po' entrambi. Andiamocene.
un piccolo villaggio che adora i Pokémon. Esplorazione, esplorazione. Rockruff, si chiama questo Pokémon nuovo, ok. Il mio Rockruff è una guardia del corpo perfetta. Mi accompagna sempre a fare la spesa e fa la guardia davanti alla mia porta quando dormo. Ruff ruff. Rockruff era selvatico quando l'abbiamo incontrato, ma adesso fa parte della famiglia. La mia bambina adora giocare con lui. Tapu Koko va matto per le lotte di Pokémon, sia come spettatore che come protagonista. Alcuni ragazzini non hanno proprio rispetto per i Pokémon. Non temono neppure l'ira dei Pokémon protettori. Sei tipo una religione bigotta? Un pasto equilibrato è importante per dormire bene, sia per le persone che per i Pokémon. E una bella dormita è quel che ci vuole per iniziare la giornata in piena forma. Ragazzi, se vi dà fastidio che io leggo tutto, fatemelo sapere. Io lo farò comunque, ma magari lo taglio. L'aria fresca che entra alla finestra mi fa sentire in pace e mi viene voglia di dormire. Per dimostrare il tuo affetto, Rockruff struscia contro di me le pietre che ha intorno al collo. A volte fa un po' male, ma resisto. Ma come? Guardali, il mio fratellino e il suo Pokémon, tutti imbrattati. Sono inseparabili, come due fratelli. Quindi ti ha rimpiazzato, mi stai dicendo questo? Qua c'è praticamente il mio rivale. Vale bar amico. Au. Ehi Edwis, io e il mio Rowlet non stiamo nella pelle. Roll. Ti hanno spiegato della festa, vero? Questo ragazzo qua con i capelli biondi praticamente ha un Pokémon stranissimo con sé e qualcuno vuole rapirlo, da quanto ho capito. Kukui è il professore Pokémon? Giusto in tempo. Per cosa, professore? Moog. Ecco il Pokémon dentro. Per assistere a una sfida amichevole dedicata al Tapu, in cui gli allenatori sfoggeranno le loro mosse migliori. È una lotta di Pokémon che per tradizione si tiene durante la festa. Un momento, Edwis, fammi rimettere in sesto i Pokémon, grazie. Sei pronto per la lotta? A voglia. A voi che vivete su quest'isola, a voi che la visitate con gioia, a tutti voi auguro salute e felicità. Diamo l'inizio alla lotta in onore del protettore della nostra isola, Tapu Koko. Alla mia sinistra, Au, nipote del Kahauna dell'isola. Alla mia destra, Edwis, che ha avuto l'onore di incontrare Tapu Koko. È arrivato il momento di mostrare la forza dei vostri Pokémon. Dai. Ha due Pokémon, lui? Pichu! Una pre-evoluzione? Ok. Che bella l'ambientazione. Si vedono gli allenatori, gli NPC attorno, figo. Bracciere. Colpo coda. Mi dai con bracciere. Ciao Pichu. Rowlet, beh, stavolta con Rowlet ti massacro. Bracciere, super efficace. One shot? L'ho pure scottato. Foglie lama, cosa fai? Non è molto efficace. Beh no, mi dai con bracciere. Mi dispiace, Au. Livello 10? Già finita? Beh sì. Anche quest'anno è stata una lotta spettacolare. Tapu Koko sarà soddisfatto. Fiu, sei un allenatore incredibile, Edwis. Che sfida fantastica, mi sono divertito un sacco. È stata una bella lotta, scommetto che anche Tapu Koko... Koko! Eccolo. Eh? È Tapu Koko? Tieni, Edwis, questo è per te. Cos'è? Il cerchio Z? La regione di Alola è composta da quattro isole, sì, e il giro dell'isola è una fantastica avventura che ti permetterà di esplorarle tutte per diventare l'allenatore più forte, il campione del giro delle isole. Ti spiegherò meglio un'altra volta, ora andiamo. Tapu Koko è proprio eccezionale, spero di incontrarlo un giorno per ringraziarlo di aver salvato Nebulino. Ecco come si chiama il Pokémon. Nebulino, ha salvato anche te e ti ha persino dato la pietra lucente, deve essere una persona speciale. Allora, torniamo a casa? Sì, andiamo. Eccomi a casa, ciao, Mew. Oh, bentornato Edwis. Sì, saluta prima il gatto che a me, mi raccomando. È stata una lotta favolosa. Mi sono commossa alla vista del mio bambino che lottava in sintonia con il suo Pokémon. Vado a dormire. Buonanotte, tesoro. Il giorno dopo. Che bellezza meravigliosa. Si sta da sogno. Chissà quale grande avventura ci porterà oggi questo venticello. Il campanello. Sarà il professore Kukui. Se lui entrerà senza aspettare che gli apriamo, come al solito, è vero. È successo più volte. C'è qualcosa qua, nella mia stanza. Non ho controllato bene. Scatoloni vari. Non ho un PC. Però la Wii U. Cuscino ditto. Camera di mamma. Beh, ho capito, c'hai due vestiti in croce, mamma. Acquisti fatti da mamma, dove aver trovato il tempo? La città di Meo se l'è portata dietro da Kanto. Quindi noi veniamo da Kanto. Ma effettivamente Kanto è la prima generazione. Il professore Kukui mi ha chiesto... Aspetta, cos'è che mi ha chiesto? Ah, giusto. Mi ha chiesto di accompagnarti al suo laboratorio. Da questa parte. Ah, qua ci spiega l'uso del repellente. Praticamente se voi siete repellente non incontrate i Pokémon selvatici. Senti, riguardo Nebulino... Voglio dire, Cosmog. Ah, quindi Cosmog è il suo vero nome? È un Pokémon raro che viene da molto lontano. Possiede un potere misterioso. Una volta ero in pericolo e l'ha usato per salvarmi. Certi malintenzionati vorrebbero sfruttare il suo potere per i loro scopi. Per questo ho parlato di Cosmog soltanto al professore, a Ala e a poche altre persone. Quindi vorrei chiederti un favore. Non dire a nessuno dell'esistenza di questo piccolino e di quello che è successo al ponte sospeso.
Sì, praticamente c'erano degli Spearow che cercavano di attaccarlo. Noi l'abbiamo protetto e Nebulino ci ha salvato il culo. Guardalo, guardalo lì, quanto è pronto per lottare quello. Ehi, tu ascoltami! Sarò breve con i miei pantaloncini, ti sfido, che vuol dire? Parte la sfida di Matteo, marmocchio. Grubbin? Che Pokémon è? Ma cos'è? Proviamo con Braciere. Ok, super efficace, sarà o Coleottero o Erba. Ops, ho sbagliato qualche cosa. Krubling. Spero di beccarlo qua in giro. Sveglia, ok. Per i Pokémon addormentati. Oh, Wingull! Volante acqua, grande! Cosa ci manca? Graffio. Con Braciere faremo troppo poco. Mi ha confuso. Pokéball, vai. Catturato. Che figo. I Pokémon quando li catturo li guardo un po' in giro, guardo un po' insomma la loro dimensione 3D. Volteggia lieve nel cielo sfruttando le correnti grazie alle ossa leggere e alle grandi ali. Guardiamo pure l'animazione. Ok, vola. È il suo verso. A che distanza? Guarda com'è carino il mio Pokémon. Dalia, teenager. Wingull, va bene. Vediamo se leccata lo paralizza. No. Beh, noi la rifacciamo comunque. Paralizzato. Quando vedo la natura con i Pokémon non posso fare altro che sfoggiare il mio. Livello 11. Litten vorrebbe imparare Fummi Sguardo. No. Collina 10 carati. Questo mazzo sembra durissimo. Forse un Pokémon può frantumarlo. Vabbè, sì, con insomma spaccarocce. Laboratorio Pokémon, ci siamo. Vediamo se troviamo un altro Pokémon in giro, magari che ci manca. Vedo l'ora di fare surf. Ah. Ok. Aia. Livello 12. Posso curare il mio Pokémon? Ma non ho niente che ho scritto cura. Che c'ha? È bagnato, ma devo asciugarlo? Ah sì, perché ho preso una pistola d'acqua. Ok, ti do anche qualcosa da mangiare. Tieni. Comunque no ragazzi, ho fatto un po' di lotte ma non ho trovato nessun Pokémon nuovo. Va bene comunque. E che si sta menando là dentro? Forza Rockruff! Ancora, fatti sotto, avanti! Io sono ospite qua da 3 mesi. Il professore conduce le sue ricerche sulle mosse anche all'interno del laboratorio. Forza, entriamo! Huh. Oh, dei Pokémon interessanti sto vedendo. Ciao Edwis! Livia, grazie per essere andata a chiamare. Edwis, mi daresti il tuo Pokédex? Sì, dentro il Pokédex c'è un Rotom. Cosa? No, so che cos'è un Rotom. È un Pokémon che entra infatti dentro gli apparecchi elettronici. Abbiamo il Pokédex Rotom. Al momento è ancora molto raro, ce ne sono pochissime in circolazione. Mo ce la mostra. Roto! Che figo! Huh? Ma dai! Piacere di conoscerti, Rototom. Per cosa potrebbe essere utile? Chiede Lilia. Vedi, Edwis è appena arrivato qui a Alola. Quindi questo Pokédex Rotom, con le sue nuove funzioni, gli sarà molto utile come navigatore. Ok, posso consultare la mappa tramite Rotom? Ma che Pokémon è quello lì rosa? È nuovo? È una mansarda quella? È un segreto. Ho ceduto la mansarda a Lilia. Dopotutto fra amici e fra Pokémon ci si aiuta a vicenda, no? Edwis, allora ti affido il mio Pokédex Rotom. E Rotom ti affido Edwis. 7 prove per ogni isola. Ci chiede se vogliamo affrontare il giro delle isole, certo. Prendi questo. Cos'è? È il segno di riconoscimento di chi partecipa al giro delle isole. Huh. Molto bene Edwis, è ora di mettersi in marcia. La prima tappa è la scuola per allenatori. Che Pokémon è questo? Stuf. Dentro la scuola ci sono Ludwisk, che è quella forma di cuore, e Corsola, che è Pokémon corallo. Huh. Carini. Non posso andare qua sopra, immagino. Sì, mi ci fa andare? Oh, mi posso dormire. Una poca bambola. Carina. Ok ragazzi, con il nostro Edwis che dorme nel letto di Lilia. Io vi ringrazio per la views. Mi raccomando, like. Fatemi sapere nei commenti se posso migliorare qualcosa. Comunque, insomma, come credete più il setup. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao.